Care colleghe, cari colleghi, abbiamo pensato quest'anno di mandarvi questo videomessaggio che conclude il mandato che abbiamo avuto 3 anni fa come AIPO Regione Lombardia. Il mandato, come voi sapete, normalmente dura 2 anni, ma a causa della pandemia si è poi prolungato fino ad oggi. La settimana prossima si terranno le elezioni, che cominceranno dal 26 aprile, lunedì, fino al venerdì della stessa settimana, e a fine maggio si terrà poi invece il congresso regionale, che sarà virtuale, a cui vi invito fortemente a partecipare, che vedrà l'argomento della pandemia in primo piano, con interventi anche di personaggi significativi del mondo delle istituzioni lombarde. Ho tenuto a fare alcune considerazioni con voi prima della fine di questo mandato perché è stato comunque un momento molto difficile per la nostra specialità, anche se è un momento di crescita. Noi abbiamo intessuto con Regione Lombardia fin dall'inizio un rapporto che prima della pandemia andava a stabilire le regole per la formazione della rete pneumologica lombarda. Rete che è stato riaffermato recentemente, l'assessore Moratti troverà comunque a breve la sua concretizzazione, per poi cercare di capire che cosa stava succedendo nelle nostre pneumologie. Per questo, come voi ricorderete, è stato sviluppato nel marzo del 2018 un'indagine conoscitiva sugli interessi e le aspettative delle pneumologie lombarde a cura del dottor Novelli e del dottor Vitacca. Abbiamo poi sviluppato questo carotaggio sulle attività che vengono effettuate nelle pneumologie lombarde, che è stato poi anche pubblicato sulla rassegna. E poi abbiamo partecipato con tutte le altre istituzioni coinvolte alla gestione della pandemia in Regione Lombardia. Io sono stato nominato in qualità di presidente regionale AIPO al tavolo sia della Task Force per l'emergenza pandemica sia al Comitato Tecnico-Scientifico di Regione Lombardia. Abbiamo intavolato, grazie anche a una stretta collaborazione con il professor Santos, presidente della SIP, una serie di iniziative congiunte, fra i quali anche interventi in regione per ciò che riguardava la configurazione e definizione delle terapie semintensive respiratorie che hanno anche portato a risultati concreti significativi. Abbiamo sviluppato una presenza maggiore sicuramente a livello istituzionale, non solo per la visibilità che ha avuto la pneumologia nel suo lavoro in questi mesi, ma anche per una concreta relazione con i tavoli istituzionali e anche, devo dire, con i dirigenti, sebbene ci sia stato un turnover significativo in questi ultimi mesi. Inoltre vorrei segnalare come abbiamo avuto una sinergia appunto con SIP che ci ha permesso di avere un gruppo di WhatsApp con cui ci consultiamo costantemente se ci sono situazioni emergenziali o urgenti da affrontare. E una Teams settimanalmente, ogni 2 settimane, a seconda dell'avvento della pandemia, con tutti i direttori di unità operative lombarde, in cui ci confrontiamo appunto sulle varie problematiche nate e in divenire. Poi abbiamo, vi ricordo, sviluppato fino a quando è stato possibile alcuni interventi con il convegno del febbraio 2019 a Villanecchi sulla pneumologia in Lombardia, poi abbiamo avuto un convegno a Pavia nell'ottobre 2019 sull'insufficienza respiratoria in diversi setting in Lombardia e poi un webinar che è stato peraltro molto seguito sia il 16 ottobre che poi il 28 ottobre 2020 sul Covid-19, quando la realtà supera l'immaginazione e purtroppo temo che sia stato così come è descritto nel titolo. Quindi io credo che in questa grandissima difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare, la pneumologia lombarda abbia retto, si sia dimostrata unita, abbia cercato di portare avanti delle istanze specialistiche importanti ed è anche riuscita a farsi valere in qualche modo.
Credo che ci sia ritrovato anche un certo spirito di collaborazione fra tutti noi, che è giovato sia a migliorare il clima di collaborazione, sia poi a lavorare in situazioni che già erano di grande disagio, ma che almeno cercavano di trovare sinergia all'interno delle nostre professionalità. Io spero che la pandemia vada diminuendo nelle prossime settimane. Spero che ci potrà regalare un'estate in cui cercare di riposarsi un po' e prendere il fiato. Auguro a tutti voi una maggior serenità di quella che abbiamo avuto nello scorso anno e voglio qui ringraziare a fine mandato soprattutto alcune persone, ovviamente il Consiglio Direttivo dell'AIPO che si è speso con grande impegno e determinazione. Il vicepresidente, il dottor Michele Vitacca, persona preziosissima e di grande entusiasmo, a cui sono sempre grato per il supporto che mi ha dato, e naturalmente la segreteria AIPO e il dottor Carlo Zerbino in particolare, che sono veramente persone che ci aiutano a andare avanti e supportano nello spirito dell'associazione scientifica le nostre attività. Vi auguro tutto il meglio per il vostro futuro e vi saluto molto cordialmente.